Il Parco Naturale Regionale Lama Balice è un'area protetta, si fa per dire, di 504 ettari. Un attimo solo, perché qui la vegetazione non vede un po' di manutenzione dalla fine di agosto dell'anno scorso in occasione della partita Italia-Francia. Questo sarebbe un meraviglioso parco naturale, non fosse che chiunque venisse oggi, per esempio, non può neppure camminare, neppure accedere, a meno che non abbia una grossa cesoia o un decespugliatore. Noi ovviamente non solo ce li abbiamo entrambi, cesoia e decespugliatore, ma abbiamo anche forse i due operai baresi che ormai sono più noti nella città, Umberto Carli e Dino Rizzi, Leonardo Rizzi, che hanno deciso stamattina di dare una ripulita simbolica, perché non spetta a loro farlo, simbolica almeno sotto il cartello di benvenuto al parco e qui all'inizio, in modo tale che qualcuno possa in qualche modo riuscire a farsi una passeggiata, salvo trovare poi i cinghiali. Ragazzi, dai, dai ragazzi, stiamo battendo la fiacca, dai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, dai ragazzi, dai! Il Parco Naturale Regionale Lama Balice è un'area protetta di 504 ettari. Ecco, ora è un'area protetta, se non altro manutenuta. Guardate un po' la differenza tra quello che era prima e quello che è adesso. Cosa possono fare dei cittadini volitivi, cosa invece dovrebbero fare le amministrazioni che gestiscono il parco di Lama Balice. Noi ci auguriamo che quest'area meravigliosa venga valorizzata, venga soprattutto manutenuta, il minimo indispensabile affinché possa essere accessibile. Guardate le dove arriva, Carli è basso, il casco lo rende un po' più alto, ma guardate un po' che cosa bisogna togliere. Questo è lungo tutto il sentiero, più avanti è completamente impraticabile.